19esima lezione di cucina a cura di Marinella Penta De Peppo. Leggiamo gli ingredienti. Ragù napoletano per 8 porzioni. Polpa di manzo grammi 5,50. Polpa di maiale grammi 300. Pomodori pelati grammi 700. Pomodoro concentrato, grammi 200, vino rosso, 4 cucchiai, una cipolla, uno spicchio di aglio, olio di oliva, 6 cucchiai, cottura, un'ora e mezza. Stasera cuciniamo il classico ragù napoletano, però non è grasso, perché io non uso le spuntature di maiale, cioè l'estremità delle costole, a Napoli chiamate tracciolelle, perché uso la carne di manzo e non uso lo strutto e il lardo, perché uso l'olio di oliva. Perché? Perché è l'umore della carne che deve dare il suo sugo al ragù, quindi la carne deve cuocere si deve sfruttare per dare il suo umore alla salsa, non sono gli altri ingredienti. Infatti in Francia ragù significa sugo di carne e i napoletani hanno preso molto dalla lingua francese perché hanno avuto i loro regni a Napoli. Quindi adesso noi rosoliamo la cipolla. Io ho versato in questa padella 3 cucchiai di acqua e 2 di olio di oliva, quindi mettiamo la cipolla, perché adesso la cipolla cuocerà nella sua acqua e poi rosolerà nell'olio e quindi, avendo cotto prima in acqua, non diventerà pesante, che darà la gola, ma sarà digeribile e di buon gusto la cipolla. Adesso cuciniamo anche la salsa. In questa pentola ho versato 4 cucchiai di olio, 4 e 2, 6 cucchiai di olio. E adesso vi aggiungiamo la carne di manzo che io ho tagliato a pezzetti, perché si deve tagliare a pezzetti. Le proporzioni sono scritte negli ingredienti e la facciamo rosolare. E anche la carne di manzo, un po' di manzo, anche tagliato a pezzettini e facciamo rosolare. Un po' più forte, se no perdiamo troppo tempo e io ho 10 minuti. Bene, adesso vorrei dire che praticamente a Napoli, in Italia, la pasta è stata già nel 1600, era condita con un ragù fatto di burro e formaggi. Soltanto nel 1700 si è aggiunto la carne o il brodo nel ragù e soltanto nel primo 800 si è aggiunto il pomodoro, anche se il pomodoro è stato scoperto nel Messico già nel 1492, quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Gli americani non lo usavano perché lo ritenevano velenoso. Poi furono gli spagnoli che portarono il pomodoro in Europa, gli irlandesi lo ritennero afrodisiaco, allora i francesi lo misero subito sulle loro tavole e lo chiamarono pomme d'amour, pomo di oro. Così poi gli italiani l'hanno chiamato pomo di oro, da qui pomodoro. Il nostro grande agronomo Pellegrino Artusi del 1890 ha usato finalmente il pomodoro concentrato nelle sue ricette di ragù. Adesso noi lo stiamo facendo rosolare questa carne. Deve rosolare un bel po', poi versiamo 4 bicchieri, come scritto negli ingredienti, di vino rosso.
abbassiamo dal fuoco. E lo facciamo un poco asciugare. Poi versiamo il pomodoro concentrato. Il pomodoro concentrato è quel pomodoro che le nostre nonne tenevano fuori ai balconi per farlo seccare fino a poi renderlo concentrato per poi fare il ragù. Il pomodoro concentrato adesso si vende in piccoli barattolini in tutte le salumerie e in tutti i supermercati. Quindi asciugato un poco il vino, noi possiamo versare sia il pomodoro concentrato, lo facciamo un po' rosolare, e poi versiamo i pomodori pelati, 700 grammi come ho detto, e schiacciamo un po' con la forchetta. Poi versiamo il sale necessario sia per la carne che per il pomodoro. Infine aggiungiamo anche l'aglio tritato. Veramente questi sono due spicci d'aglio, perché l'aglio fa molto bene alla salute, quindi, e poi è saporito, si consuma e non si sente nel... Questa carne poi deve specchiare sul fuoco, termine napoletano che indica il fatto che deve cuocere lento, perché alla fine, dopo un'ora e mezzo, due ore, scoprendo la pentola, si deve vedere nel centro della pentola uscire un cerchio di fumo come esce dalla bocca di un fumatore di pipa. Quindi effiare è il termine napoletano divertente per questo ragù. Il ragù deve spezziare. Quindi adesso mettiamo il pomodoro concentrato, come ho detto, lo facciamo un po' rosolare. Purtroppo sono passati 7 minuti, io ho solo 10 minuti, quindi devo accelerare, può rosolare anche un poco di più. Poi versiamo pomodoro pelato, della misura come ho detto negli ingredienti, li schiacciamo un po' con la forchetta, pomodori pelati, versiamo l'aglio e infine versiamo la cipolla che ha rosolato. La cipolla quando cuoce in acqua non arriva mai a rosolare molto, fortunatamente, quindi non diventa mai bruna come invece diventa quando cuoce senza acqua, il che è bene perché vuol dire che ha cotto in acqua. E quindi non versiamo la cipolla, copriamo la pentola e adesso mettiamo su fuoco basso e lasciamo questa carne, la facciamo peppiare, aspettiamo un'ora e mezza che finisca di cuocere. Passate due ore, il ragù ha cotto due ore minimo, ho scritto un'ora e mezza negli ingredienti per invogliarvi. Le nostre nonne lo tenevano sul fuoco 5 ore o anche 8 ore. Noi adesso togliamo la carne da questo ragù, la mangiamo per un'altra occasione, e poi con questa salsa noi combiniamo le lasagne napoletane che sono scritte nella mia prossima lezione numero 20, oppure condiamo dei piatti a tavola. Il commensale poi, oltre il ragù, trova o il parmigiano oppure la ricotta. Prende un cucchiaio di ricotta, la mette nel piatto, la mescola ai maccheroni, e questo è un piatto popolare napoletano che è buonissimo e vi consiglio di farlo, oltre le lasagne napoletane. Arrivederci, alla prossima!